Le grandi novità del 2024 sono l'ingresso di una nuova destinazione che è la Tunisia con Gerba, con un nuovo club marchiato Futura Vacanze, e poi abbiamo un nuovo villaggio storico italiano che è il Cale d'Otranto in Puglia, e da pochissimo abbiamo anche inaugurato la destinazione Kenya con il Twiga, il Futura Club Twiga. Ah, sicuramente il Kenya ci sta dando e ci ha dato finora grandi soddisfazioni, quindi sicuramente è un trend in crescita. L'anno è iniziato molto bene, c'è molto fermento nelle agenzie con destinazioni mediterraneo principalmente, ma anche lungo raggio. L'Italia sta iniziando nelle ultime settimane ad essere tanto richiesta e quindi a crescere con le prenotazioni. Bergamo sicuramente è stato il primo aeroporto del nord Italia con cui abbiamo collaborato e con cui siamo cresciuti, quindi sicuramente il posizionamento, perché ci consente di servire un bacino d'utenza molto, per noi molto importante.